Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Kingdom Come Deliverance. Nell'ultima puntata abbiamo visto giusto l'inizio, proprio appena l'inizio di questo gioco strepitoso. Io, mamma mia, anche questi effetti luce sono fatti con una semplicità, ma fanno, guardate che atmosferine che creano dentro queste case, una figata pazzesca. Stavamo aiutando nostro padre alla forgia a costruire la spada per Ser Raznik o qualcosa del genere. Ci servono però, è arrivata quella tizia inquietante che... Eccola lì, si... ah, ma appena si vede, mamma mia. Che ride da sola, eccola, è arrivata la tizia inquietante che ride da sola. E c'è bisogno di portargli i chiodi, è venuta a prendere i chiodi per il padre. Dove sta? Qui dentro, questo è il baule. Come Grimaldello. Maledizione, mi sono già dimenticato dove stavano i chiodi. Ah, qui. Chiodi per Teresa, ok. Anche bende. Prendiamoceli, queste cose ci fanno comodo. Sono le nostre alla fine, non è che stiamo rubando. Eccoci. Here are those nails you wanted. Henry, what are you waiting Thanks. For? Bring those nails. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, that will do. Go and get those damn nails. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son?
It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Down there, jump down from the wall and flee!
Beh, era ovvio, no? Che il putiferio doveva succedere. Avevo preannunciato che qualcosa sarebbe successo, ma di certo non immaginavate una cosa del genere. Non immaginavate. Ok, c'è poco tempo adesso per parlare. Dobbiamo scappare. Oh, porca puttana, c'abbiamo uno dietro. Ok, abbiamo dato un po' di... Monta. Oh, premevo X e mi apriva le statistiche. Ma per la miseria. Ok, esco. Non abbiamo tempo per guardare le statistiche del cavallo. Via, 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 via. Date il cavallo la stamina che ha, cioè, mamma mia. La volevate l'azione? Eccola l'azione. Merda, sto pure sanguinando. Dai cavallino, vai. Oh shit. Left. Hamburg is to the left along the stream. Ok, e il torrente dov'è? Oh, madonna, ma questi mi inseguono. Cavallo, salta! Lo sapevo io. No, il cavallo non si può stancare adesso. Oddio! No, no. Ma che siete impazziti? Non mi hanno preso manco con una freccia, grazie a Dio. Sono a un metro poi, come fanno a non prendermi? No, oh, il cavallo non ce la fa più. Guarda, guarda, se mi fermo. Avrebbero potuto prendermi 30 volte, per fortuna non l'hanno fatto. Thank you.
the gate! Someone give him a drink, and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Scalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tatars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Scalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Scalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Scalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robart. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. E il patatrac è avvenuto.
Il patatrac è avvenuto, era ovvio, ve l'avevo detto, era un qualcosa che doveva succedere. Questo è solo l'incipit, questo è solo l'incipit, è proprio il preludio a tutta la storia. Da qua adesso si creerà un arco narrativo veramente ampio, veramente interessante, che spero gradirete. Noi stiamo tra l'altro morendo di fame, dovremmo ancora avere il cibo che ci siamo portati dietro. Abbiamo formaggio, mele e panini, quindi intanto mi mangerei una caciotta. Madonna, quanta fame. Un'altra caciotta, le mele. Oddio, non sfamano niente, giustamente, le mele. Non è che ti sfami a mele. Vada lì, e un panino. Ok. Ok, e la fame ce la siamo tolta. Guardate, le nostre statistiche io... Oh, porca miseria, non so cosa ho premuto, ma l'ho tolto. Le nostre statistiche io non ve le ho fatte vedere, ma ci sono, sono tutte qua. Guardate, energia, condizione, sazietà, visibilità, appariscenza, rumore, forza, agilità, vitalità, dialogo, carisma, velocità. Abbiamo un sacco di statistiche in realtà, così come l'equipaggiamento. Non fatevi ingannare da queste fasi iniziali, è solamente l'inizio del gioco questo. È molto lungo, molto narrativo, molto, molto cinematografico, ecco, ma è bello per quello, è bello per quello. Il gioco ancora deve iniziare. Tra l'altro cominciamo ad essere anche stanchi qua. Ma già posso camminare. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Ecco, io ho già mangiato la roba che mi ero portato. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I hear you came from Scollets today. It must have been terrible there. How did it happen? Mi scusi, ma non c'ho tempo qua, beh. It's a great loss. Beh, è ovvio, no, che dietro la storia del padre di Harry c'è un segreto. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Abbiamo fame di nuovo. Abbiamo fame di nuovo, ma Cristo di Dio. Allora, purea di lenticchie, panini, formaggi. Anatra arrosto. Questa, ragazzi, non ci capiterà spesso. Questa non ci capiterà spesso. Dammi qua. Dammi qua. Facciamo tipo. Basta, mi vergogno. Aspetta, prendo un panino, anzi due, e basta. E basta. Grazie. Aspetta, una mela come digestivo. Grazie, non mi guardi in quel modo, la prego. Arrivederci. Bisogna darsi un contegno perché lì abbiamo preso tutto. Già sono stati sono stati dei fenomeni. Vabbè, non lo guardiamo quello, poverino. È in un momento privato, non lo guardate. Sono stati dei fenomeni ad accoglierci in questa maniera, ci hanno offerto cibo, ospitalità, proprio cose queste che non capitano tutti i giorni, soprattutto da dei nobili. Però le circostanze sono particolari, le circostanze sono molto particolari. Guardate quanto dannazione è bello questo piccolo fortino, questo boh, castelletto. Guardate quanto è bello, ragazzi. Quanto è bello, così si fanno i fortini, i castelli, cioè è veramente realistico. È veramente realistico, è bellissimo questo posto. È bellissimo. Please tell me what happened in Scarlet's. I have a kin there.
Mi dispiace. Reputazione ridotta perché non gli ho risposto alla signora? Ma dimmi te. D'andata. Mi sa perché non ho risposto alla signora, ma tu pensa, oh. Dov'è che mi posso riposare, che qui non ce la si fa più? Qua, no, qui dentro, qui dentro, qui dentro. Stavo andando bene. Qua, 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 qua. Ma devo imparare a comportarmi bene in questo gioco, porca miseria. Non posso perdere reputazione così. Allora, siediti. Ah, di paglia il letto, sai come buca. Dormiamo. Quanto dormiamo? Vediamo un po', eh. Ok, qui ci dice cosa succede dormendo. La comodità del 50%. Più dormiamo, diminuisce la sazietà, ma migliorano le nostre condizioni. Quindi io dormirei fino a quando la nostra fame ce lo permette. Ecco, se dormissimo 12 ore avremmo famissima, ma saremmo a posto. Quindi io dormirei 12 ore. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. E qui possiamo scegliere se parlare dell'accaduto o no. Come al solito lo farò secondo i miei criteri, giusti o sbagliati che siano, non importa. E qui sono veramente indeciso, sono veramente, veramente, veramente indeciso. Perché io in genere non sono un gran chiacchierone, nel senso... nel senso, non sono un chiacchierone dei fatti miei, del tipo, se, dei miei problemi, ecco, più che altro. Evito sempre di parlare di ciò che mi turba. Soprattutto con degli sconosciuti. Ma anche con le persone con cui ho confidenza, con gli sconosciuti maggiormente. Quindi... ecco, probabilmente non parlerei di aver visto morire in quella maniera terribile tutte le persone a cui tenevo, cioè i miei amici, i miei genitori, la mia fidanzata, tutto, proprio tutto, terrificante proprio. Però, al tempo stesso può essere di aiuto raccontare come sono andate le cose,
perché magari salta fuori qualche dettaglio importante con cui loro possono capire chi ha attaccato Scalica. Però no, non credo che... I'm sorry, my lady, but I can't talk about it. Not yet. Everyone close to me died there. I'm sorry about what befell you. Thank you, my lady. I hope at least Radzik and those who managed to take cover are still all right. So do I. The worst thing is not being able to do anything to help them. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's throats. What is to become of us? God alone knows. True, lad. God alone knows. I should go. It's late. You must be tired. Good night. Good night, ma'am. Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Scalitz. Oh, la gamba già sembra stare meglio. La gamba sembra stare meglio. Sempre una fame bestia. Non mi sta torcia, non si sa mai, potrebbe fare comodo. E dobbiamo mangiare di nuovo. Dobbiamo mangiare di nuovo. Mangiamo l'anatra. Che si sta sciupando, tra l'altro. Condizione, eh sì. Anche la purea di lenticchie. Oh, mannaggia la miseria. Mangio le lenticchie. Anatra. Oddio, l'anatra sfama tantissimo. Sazietà 67. Mangiamo ancora perché... Oh, 93. Ok. Già molto meglio, molto meglio. Andiamo a vedere che succede. Che tra l'altro l'avete notato tutti, l'avete visto benissimo, Henry non si è tolto gli stivali, malgrado gliel'hanno detto, togliti quei sudici stivali, quando vai a letto, lui non se li è tolti. Guardate la pioggia. Allora, questo è un gioco semi-indie, ok? Che quasi sfiora l'essere l'indipendenza, perché non lo è, perché poi è stato pubblicato dalla Deep Silver Studios, come vi dicevo nell'episodio 0, ma comunque è nato come videogioco indipendente. Eppure... non piove sotto le tettoie. Roba che manco in The Elder Scrolls, in cui spesso piove in casa. E guardate che figa che è la pioggia, tra l'altro. Dove devo venire? Ah, qua sopra, nelle mura. Boia quel lampo. Dove siete? Ma posso usare la torcia, anche se mi sa che non è permesso, ma non ho altro, non ci vedo niente. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Azzo. Going on? I don't know.
It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmurg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Scalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivis sent to Scalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spy see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Farewell. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robert? Sir Radzig! What a relief! Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tumber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Rattai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Scalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish? Make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanish. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice, or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Scalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Un yes sir ci stava bene qui, eh? Lo dico per la prossima volta. Sì.
What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid! And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Good luck to you. Ok. Quindi dobbiamo stare qua a fare la guardia. Con questa visuale poi, guardate che roba, eh? Li vediamo subito se arriva. Subito li vediamo. Guarda qua che spettacolo di visuale. Ma quanto è bella sta roba, ragazzi. Ma quanto è bella sta roba. Capite perché vi dicevo che questo gioco dimostra ampiamente che il gioco di ruolo medievale non necessita obbligatoriamente di fantasy per essere figo. Ma che bello è stare qui nei bastioni con questo temporale di notte a non vedere niente e a fare la guardia. Immaginatevi se adesso vedessimo tante fiaccole accendersi là, tipo la collina che si accende nella notte con questi che arrivano qui. Ma che scena sarebbe? Cioè, capite che bello? Mamma mia, è bellissimo stare qui in queste mura. Basta? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Dicevo, è una figata questa roba. È veramente, veramente una figata. Da qui appena io riesco a intravedere le casettine del villaggio. Lì c'è una lucetta. Appena proprio. Ma questo tempo, ma che vuoi guardare? Adesso volendo posso, non ho capito come mi ha detto, ecco, con la T quanto tempo vuoi saltare? Non dobbiamo stare qui a fare la guardia e sarebbe veramente assurdo stare tutto il tempo fisicamente qui a fare la guardia, perché dobbiamo starci diverso tempo, quindi staremo, non lo so, fino all'alba, aspettiamo, dai, 8 ore, stiamo qui, oh vai. Oh, che succede? Che sta succedendo? Ha smesso di piovere. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Tarnberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Tarnberg, divine peace reigned until your arrival. To what, then, do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped.
Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king, then, that Sir Radzik Kobila is not at Talmberg, and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intention of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robart. Devo dire che questo nobile signore, non sappiamo bene bene chi è un nobile sicuramente, il ser di questo castello. Io ancora ho la torcia in mano, come si toglie? Ok, io ho ancora la torcia in mano. Dicevo, il nobile di questo castello ha fatto veramente un ottimo lavoro diplomatico, un ottimo, sono già spariti questi. Ha fatto veramente un ottimo lavoro diplomatico perché ha ingoiato il rospo per il bene della propria gente. Questa è una capacità proprio che io invidio a questi uomini in una maniera tremenda, perché io se ho un difetto è che quando veramente mi incazzo mi si annebbia la vista, non ci vedo più e parto in quarta. È un macello per me e per chi mi sta intorno. Questa è una cosa veramente, io boh, come abbia fatto a mantenere, avete visto le parole, no? Proprio gli ha addolcito tutto, l'ha riempito di complimenti, è stato proprio un bravissimo diplomatico, c'è poco da fare. Un bravissimo diplomatico, io invece sono veramente un pessimo diplomatico. Ci provo, mi sforzo. Io mi fossi trovato a parlare lì, avrei dato del deficiente schifoso. Vergognati, vieni qui che ti spacco il culo. E a te tutta quella masnada di cialtroni che ti porti dietro. Poi sarei morto male, perché sarei morto male. No, scherzi a parte, in una situazione reale, cioè, boh, non lo so come avrei reagito, ragazzi. Non lo so, sono discorsi questi che lasciano veramente il tempo che trovano. Comunque io li ammiro sempre, le persone che riescono a fare quello che ha fatto questo ser. Ed eccoci qua a Talmberg. Talmberg, posto bellissimo, ragazzi. Questo castello fu costruito su un promontorio roccioso all'inizio del XIV secolo da Arnost di Kaunitz o Ronzata di Usitz, madonna, perdonatemi, ma questi nomi, cioè il cecoslovacco è proprio zero. Per oltre 200 anni ospitò i signori di Usitz,
che in seguito presero il nome dalla loro residenza, divenendo il Casato di Talmberg, decisamente più pronunciabile. Nel 1390 il castello divenne proprietà di Divish, ok, di Talmberg. Nello stesso anno fu conquistato da Havel Medek di Valdek, che imprigionò Divish. Medek lo liberò solo nel 1397, costretto da una sentenza della corte provinciale. Ora, del castello non restano che ruderi nel cuore dello sviluppo urbano. Chissà che tristezza che deve essere vedere oggi questo posto. Quindi praticamente c'è una città qui nel mezzo. E rimangono solo proprio le rovine di questo posto, che era così. Che era così. Guardate che posto, ragazzi. Spettacolare, eh? Spettacolare. Devo dire, posizione tattica veramente pessima. Non solo in una fossa, invece che essere in alto è in una specie di conca, è circondato da boschi. Proprio, porca miseria. Posizione tattica pessima, però... Però comunque vada, niente male. Ma vediamo di Scalica, invece. Scalica. È probabile che nell'area in cui sorge l'attuale Scalica fosse già presente un insediamento nel XIII secolo, sebbene non vi siano testimonianze di un castello fino al 1361. L'espansione della città fu favorita dalle miniere d'argento della zona e dall'esistenza della vicina parrocchia di Rovna. Tra i proprietari del castello vi furono Jezek di Scalica dal 1384 e Bodal il Drahonice nel 1402-1403, che è dove siamo noi adesso. Venceslao IV se ne impossessò nel 1403 e lo affidò al cavaliere Ser Razik Kobila. Ma guarda un po', quindi quello che stiamo vedendo nel videogioco è la realtà. Nel corso dello stesso anno, tuttavia, Kobila fu costretto ad abbandonare il castello per proteggere gli abitanti di Scalica dall'invasione dell'esercito di Re Sigismondo, che diede alle fiamme l'edificio e il villaggio adiacente. Da allora la struttura non fu più ricostruita. Ragazzi, quello che abbiamo appena visto qua è storia. È storia. E questa è una figata pazzesca, perché al di fuori del dire sì, preferisco il fantasy, no? Oppure preferisco senza fantasy. Quali sono gusti personali, no? Secondo me non c'è nulla di sbagliato, sia in un videogioco, comunque storia, con il fantasy, sia in una senza fantasy. Ma noi oggi siamo abituati a vedere, per colpa di come vengono proposti, i videogiochi come semplice mezzo ludico, come un qualcosa che serve lì per buttare, per perdere 2 ore. Questa è proprio una visione sbagliatissima ed estremamente ignorante della cosa. Sapete, è proprio la mia battaglia, proprio quanto mi batto per far capire che non tutti i videogiochi sono così. Sebbene è vero, la maggioranza dei videogiochi sono solamente un modo per buttare via e perdere 2 ore, non tutti sono così, e questo è uno dei mille esempi che io sto portando in questo canale. Qui siamo di fronte ad un videogioco che, con la sua accuratezza storica, può davvero insegnare la storia. Può davvero insegnare eventi che uno dice, vabbè, ma chi se ne frega di Scalica, chi se ne frega del re Sigismondo e di Venceslao IV? Manco l'abbiamo studiato a scuola noi, è vero o no? Io perlomeno, noi non ci hanno mai fatto studiare sta storia. La storia della Boemia, che è la vecchia Cecoslovacchia, insomma, la storia della Boemia in Italia non ce la fanno manco studiare, non approfonditamente. Magari è roba che puoi andare a studiare all'università, se vai a studiare storia, ti prendi una facoltà di storia, magari lì ti puoi trovare a studiarla se ti indirizzi in quelle specializzazioni lì. Ma comunque, ecco, sì, sia chiaro, non è una cosa importantissima, ma ciò non toglie che questo è un esempio, ok? È un precedente che non va ignorato. Qui i creatori ovviamente sono di origine cecoslovacca, sono di quelle zone lì, quindi raccontano la storia della propria terra, che per quanto mi riguarda è interessantissima e sono ben contento di imparare qualcosa che non sapevo, a patto di quanto possa essere importante o meno. Ma per tutti quelli che vogliono comunque screditare a prescindere, dire ma questa roba non è importante, non ce ne frega un cazzo nessuno, ok, va bene, prendetelo come un precedente. Prendetelo come un precedente, un tentativo, un primo esperimento fatto con qualcosa che magari per voi non è di nessun interesse, ma questa stessa cosa che è, vedete quanto è interessante, quanto è divertente da giocare, quanto intrattiene anche a guardarlo anche a livello cinematografico. Ecco, la stessa cosa la possiamo fare per qualcos'altro. Cosa volete? Dei romani? Possiamo farlo dei romani, se vi interessa i romani. Vogliamo farlo del regno di Firenze? Possiamo farlo del regno di Firenze, capito? Quello che volete, quello sto dicendo. Questo è proprio un esempio di come si possa utilizzare il medium videoludico non solo per intrattenere, ma anche per raccontare la storia. Non una storia, la storia, capite? Quella vera, quella
quella importante, e farlo al tempo stesso in una maniera estremamente più efficiente di come non lo si fa a scuola, perché qui è il punto che volevo arrivare. Perché non c'è bisogno di un videogioco per raccontare la storia. Si va a scuola, la storia si impara. Ma io sono curioso di sapere quanti di voi trovano più interessante, più divertente come viene insegnato a scuola che non come viene insegnato in un videogioco. È ovvio che in un videogioco ti diverti. È ovvio che in un videogioco è tutto molto più interessante, molto più... E sapete qual è il bello? Che non è una questione per dire bisogna fare quello che ci diverte, vaffanculo tutto il resto. No, assolutamente, la vita è fatta di sacrifici e dobbiamo spesso trovarci ad affrontare cose che poco ci piacciono. Il punto è che se tu apprendi mentre che ti diverti, apprendi non solo più velocemente, ma anche molto di più. Questo è il punto. E questa è una cosa innegabile, è un fatto inderogabile, accertato da numerosissimi studi. Se un qualcosa, mentre ti insegna, ti diverte, tu quella cosa la apprendi meglio e più velocemente e ti lascerà un marchio indelebile nella mente che non te la dimenticherai mai più. E non come il classico esame che devi dare a scuola, che studi due giorni contro voglia, ti fai due palle così che non lo sopporti, dai l'esame, pigli il tuo voto e già la settimana dopo non ti ricordi assolutamente più niente di quello che hai studiato. Perché? Perché non te ne fregava un cazzo di nulla e il processo di quell'apprendimento è stato una palla pazzesca. Ecco, quello che voglio spingervi a riflettere è: guardate quello che si è fatto in questo videogioco, guardate quello che sono riusciti a fare, rendere divertente un qualcosa che di divertente non c'è proprio niente. Proprio niente, perché una delle cose che viene definito più palloso in assoluto è la storia. Proprio tu, è proprio una cosa che tutti, che palle, re Venceslao IV, madonna, capite? Cioè, lo so, lo capisco, eppure qui è figa la storia. È veramente figa, vedete com'è divertente, questo è solo l'inizio. Ora noi ci tufferemo nei prossimi episodi in questa storia, proprio a braccia aperte andremo a esplorare, a scoprire tutta la storia di questo re Venceslao IV che è esistito davvero e di quest'altro maledetto re Sigismondo che sta facendo un casino bestia, sta ammazzando persone per prendere il trono. Questa non è una storiellina inventata così, questa è la realtà, è successo davvero. Chiudiamo questo discorso con: nel corso dello stesso anno, tuttavia, Kobila fu costretto ad abbandonare il castello per proteggere gli abitanti di Scalica dall'invasione dell'esercito di Re Sigismondo, che diede alle fiamme l'edificio e il villaggio adiacente. Da allora la struttura non fu più ricostruita. Nel dicembre del 1403, Venceslao IV assegnò ciò che restava del villaggio a Jan Sokol di Lamberg. Nel 1730 le rovine del castello medievale e dei bastioni furono saccheggiate per recuperare materiali edili da destinare alla chiesa di San Giovanni Nepomuceno. Oggi restano solo piccole tracce del cancello principale, delle fortificazioni interne e delle mura perimetrali. È spettacolare sta roba, ragazzi, perché oggi non c'è più niente di Scalica. Non c'è più niente. Ed è bellissimo che a noi ci è stato insegnato tutto ciò e che noi possiamo in qualche modo vederlo con i nostri occhi. Questo, ragazzi, è una cosa che solamente un videogioco può fare. Quindi lunga vita a questo genere di videogiochi. Alla prossima.